Ah. Ebbene, amici e fratelli della congrega, come va? Posto? Un caldo insopportabile, cioè mal sopportato, mal digerito. Ciò che mangiai e bevi ieri. Molta gente volle darmi a bere di appartenere al cosiddetto capitale umano. Le persone senza risorse, queste, che dissero a me di essere incapace di avere qualche risorsa, no? Di risorgere. Poi insorsero delle problematiche. Quando le persone vengono vessate, maltrattate, è giusto che si siano ribellate. Oddio. Mi volerò per il lido veneziano, mi tocca questo sacrificio disumano. E anche al lido farà caldo, sovrumano, miei subumani. Questo essere scimmiesco, questo Tarzan vivente, quest'uomo risorgente, risorto, che presto s'abbeverà alla sorgente dell'acqua lete, ferrarelle, un'acqua frizzante. In mezzo a gente ignorante o soltanto arrogante, il falò è sempre più brillante e zampilla. Schizzante, cari schizzoidi, poveri pazzoidi, per anni la mia vita fu obnubilata, ottenebrata dalla gente che mi aveva cerchiato. Ma la gente ti cerca. Squilla il telefono, le trafile burocratiche per compilare il modulo affinché possano concederti il pass. Passepartout, ah, passerà, nei passerotti, in passerella, una bella passerona. Sono preoccupato per il mio futuro ed è giusto preoccuparsi. Quindi non allarmatevi per me, giusto che vi preoccupiate della vostra vita. Lasciate stare la vita del falò che andrà là isolato, o forse assolato, o forse accaldato, o forse nuovamente incupito, immalinconito. Uomini, il falò è un uomo non capito. È un uomo? Purtroppo sì. Purtroppo vorrei essere un bambino che sguazza nel mare, lì nel Canal Grande. Così non avrei nulla di cui mi dovrei preoccupare. Ah, alla Al Pacino, io ho visto due volte Al Pacino dal vivo. Vi mostrerò delle foto che già vi mostrai, mi mostri. Mostrate quello che siete. Voi non siete dei mostri sacri? Pacino, attore mostro, mi mostrai delle foto inerenti Johnny Depp. Vediamo se riesco a trovarle nel marasma. Avete letto Ivanhoe, Ivanhoe? No, quella è una serie TV con Loretta Goggi. Forse. Oggi il mio cuore si è spezzato. Ricordate Bob De Niro? Loretta, il tatuaggio sul cuore, ma il cuore sta qua. Uomini, non fate che brutto, non permettete che il falò si disamori di se stesso, che perda l'amor proprio. Il falò deve sempre più innamorarsi della vita, della settima arte, della bellezza che rifulge in tutta la sua magnificenza. Allora, è un uomo che ha visto The Bike Riders, ha recensito, per il sito per cui lavora, gratis et amore, Easy Rider, Peter Fonda, da me fotografato, vedete, beve acqua perché lì fa caldo, 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 nella temperatura, ero donna, sono provocante come Jack Nicholson.
adesso soffre di demenza? Ma io fui accusato di essere un demente, da gente, demente? Sono un paradosso vivente, vivente, mia cattiva gente. Però mi riprendo, sì, sto riprendendo questo obiettivo e sono un uomo obiettivo. Indubbiamente una delle attrici, cioè Julie Moore, di Boogie Nights, mi sono perso nell'eloquio, fa lo stesso, anche nella vita. Anche lì Laguna, il mostro io della Laguna. No, allora, Al Pacino. Poi, questa avrei dato molti bacini, volete? Non l'avete vista bene? Non la vedrete mai la sua. Bianco e nero, da uomo dalla carnagione blanche e dagli occhi noir. Davvero detective, come Johnny Depp in Fromella, la vera storia di Jack lo squartatore. Mi mostrerò Johnny, già ve lo mostrai, mi mostri. Dicevo, Pacino, il mercante di Venezia, non c'è anche in quel film Joseph Fiennes, quell'attrice che è scomparsa. Era bella. Io, perché io posseggo qualcosa, alla maniera di Mark Wahlberg di Boogie Nights, ecco, una delle attrici di Boogie Nights, Errol Grant, Joseph Fiennes, Killing Me Softly, ma siamo sicuri che non ci sia stato veramente un amplesso vero, perché non mi sembra tanto simulata quella scena. E Al Pacino per Wild Salome, stava con Lucila Sola, lui già ingobbito, lui gobbo. Infatti nel mercante di Venezia, presente anche Jeremy Irons, bell'uomo, ma io preferisco le donne. Vedete? Questo primo piano, chi sarà il fermo immagine? Sono così. E Johnny Depp che sbirciava, ma d'occhio, vedete? Uomini che siete rinchiusi nelle vostre certezze, in qualche caso circondariale, che state seguendo un percorso riabilitativo. Johnny Depp, maledetto, Maudit, Modì, un film su Modì, Modigliani. C'è una statua a Livorno, omaggiante il suo mito, pittorico, no? Perché? La statua è qualcosa di scultoreo. Comunque, le forme scultoree di Heather Graham simulano tutta la pennellata per un affresco. Ci vorrebbe un po' di fresco, forse di caldo. Uomini senza capelli, uomini col cappello, uomini. E vedi, Johnny Depp anche per la premiere di Finding Neverland, la storia della mia vita. Un uomo che inizia a scrivere dei romanzi, il suo editore, pensa al suo correttore bozze, beh, abbozziamo, abbozziamo. Stefano fa schifo questo libro, già dall'incipit, incipit, scusatemi. La calvizie incipiente e il caldo sempre più potente fa sì che io mi smarrisca nel parlare e possa apparirvi un deficiente. Vedete il tatuaggio di Bob De Niro? Di Johnny. Frank Neverland, J.M. Burry, l'uomo che parla con i bambini, l'uomo che è bambino, uomo adulto. Uomo non adulterato dalla società degli adulti, sempre puro, malgrado. Io non vi metterei la mano sul fuoco, metterei donne la mano su qualcos'altro che si incendia. Quindi io incendio le convinzioni dei nani, piccolo borghese, e riscaldo le donne. Raffreddate, perché va bene, fa caldo, però se azionerete il condizionatore potreste rimanere raffreddate.
Classica freddura. Sì, c'è anche una località modigliana. Al Pacino, Riccardo Scamarcio, presente in quel film, citato, Mie donne, mai citate, Assassini a Venezia, doveva essere presentato l'anno scorso, ma per via dello sciopero, presentare un altro film. Devo che ci vuole la voce un po' da Riccardo Scamarcio, così non... Vitale Portfolio, bah. Avete i soldi nel portafogli o portafoglio per offrire a una donna come Heather Graham qualcosa da bere? E non solo il cocktail. Questo è. Voi siete dei pornografi delle vite altrui come Bob Reynolds di quel film, anche quello di Striptease. Ecco, amico di Julian Schnabel, regista qui, un uomo coraggioso, lui, esordio registico con The Brave. Qui ci vorrebbe la recitazione un po' alla Marlon Brando. Lei ha mai visto una donna partorire? La mia vita è stata tutto un travaglio, ma non ho i soldi di Marco Travaglio, anzi, persone che non sono il commissario vorrebbero indagare in merito all'enigma da me incarnato. Io autore anche di Bologna insanguinata. Che c'entra? Comprate questo libro e leggetene il sottotitolo. Perché faccio tutte queste smorfie? Se volete non le faccio. Vi saluto. Bisogna sempre ingegnarsi, sempre, altrimenti. Dicevo, dopo, comunque questo commissario farò 4 in arrivo, dovrebbero pubblicare anche l'audiolibro, mi hanno promesso entro giugno, ma giugno sta finendo, del commissario farò 3, mi ha recitato, scritto ovviamente. Sarà una storia hardcore. Dopo la relazione molto turbolenta con Amber Heard, H-E-R-D, da un fondo con Heard, Malacca, di Deborah, Monica Bellucci, i mitici Colpo Gobba a Milano, o Elizabeth McGovern, o Jennifer Connelly, sempre lei, di Once Upon a Time in America, va aspirata, e quella di Heat, De Niro, Pacino, Michael Mann, produttore di Nemico Pubblico, da noi reso così in realtà il titolo originale, Public Enemies. Sta anche scrivendo un altro libro su Bob. Vedete? Donne che non avete classe. Questa donna che ispira molto. E aspira. Aspira o no? Vedete? Aspirò, costei chi è? La sigaretta a diventare una grande attrice. Aveva delle aspirazioni? Io ultimamente ho molte ispirazioni. Atteggiamento snob della donna che non deve chiedere mai un altro uomo che la corteggi. La seduca. Questo falò seducente, questo falò molto intelligente, ma ridottosi come i minus abentes, un uomo poco abbiente, anche economicamente, che però si venderà al miglior offerente e il suo corpo svenderà. Circolano molte leggende metropolitane su Al Pacino. Pare che svolgesse la professione di gigolò in quel della Sicilia, lui con la coppola nel Padrino, di coppola, sì. Sono tutte puttanate. Questo commissario Falò 4 sarà un libro centrato sulle puttane, no, sì, però
Quindi voglio smentire i miei haters che mi considerano omosessuale. Vede queste riprese, queste foto che zoomano proprio lì nel centro focale. Per un rapporto voyeuristico però, virtuale, poco canale, oserei dire, osè, e anale, è chiaro? La Città di Venezia è una manifestazione annuale, no? Ah, voi siete persone dannose, in maniera annosa, ecco. Già vi mostrai tutte queste cose, annoso si può dire? Io lo dico. Questa è la Greta Scacchi, Greta Scacchi di Coca-Cola Kid, non è Greta Scacchi, è quella del film, che è la storia della mia vita, di Ghostwriter, di Roman Polanski, qui non presentavo quel film, Roman Polanski vinse nell'anno di Joker, no? Con l'ufficiale della spia, Jacques, prodotto da Barbareschi. Come si chiama questa? Questa è buona? È la moglie? Moglie. Il personaggio incarnato da Pierce Brosnan, quando il marito, al che lei si spoglia, entra nel letto. Io a McGregor, dopo aver mangiato, bevuto, no? Il brodino assieme a lei, va in bagno e pensa, è qui, che si fa adesso? E senza pensarci su due volte, si sdraia a letto, si sdraia, voi che adesso state al mare sulle sedie a sdraio, lei si avvicina. Succede qualcosa che va oltre il bacino, non il bacino. Sono il Ghezzi, perché Ghezzi adesso soffre del morbo di Parkinson. Comunque, un'altra inquadratura molto piccante per qualcosa di non toccante, quindi qualcosa di poco struggente, no? Ma io tocco. Parafrasa Totò, se lei mi tocca, sì, nell'animo, mi offende, perché io non le posso fare il ritocco? Ricordate Totò a colori, il Picasso? Il Picasso? Vi sputo nell'occhio? Ecco, Fromel, vedete, io non mento. I miei mentitori, vi posso far da mentore? Allora, poi scattai delle foto a questo qui. Ma chi è Skolimowski? Sì, erano foto. Per riprenderlo proprio bene, benissimo. No? Vedete? Vedete? L'ha ripreso proprio molto, molto bene. Bell'uomo, Skolimowski. È lui. Diciamo che mi concentrai molto. Vedete che stacco di cosce il signor Skolimowski, che culo a essere intervistato là, no? Ecco, questa è una ripresa, no, una foto che vale il prezzo. Notare che uomo, però anche questo che si mette così. E questo che fa? Riprende, ma riprende lui con la videocamera? Vabbè, coglione, eh? Ora, con tutta la stima per questo regista qua, ma non è lui lo sceneggiatore dell'ultimo di Polanski che è stato presentato lì, di Palace, è lui? Vabbè. Vedete, la donna ha
assorta nei suoi pensieri, che sta ascoltando questo, che guarda un'altra parte. Allora, no, non vedete bene? Neanch'io. Uomini, non date retta a chi sostiene che la masturbazione porta alla cecità o alla perdita della vista. Parafrasando il grande Checco Zalone, no? La parodia di Cristicchi, I miei malati di mente, io ci vedo perfettamente. Questo è uno che veniva sempre al festival. Mauro, non lo vedo più. Io sono in effetti Pinocchio, perché AI, l'intelligenza artificiale di Spielberg, è una rielaborazione di Pinocchio. Quindi non fate i figli dendrocchie, non fate come il gatto e la volpe. Siate uomini, ecco. Fu presidente di giuria qui, Nanni Moretti. Siate uomini onanisti, Nanni, detto da me Nano. Sì, lui, a proposito di Hitler, viene così. La moglie, sarà poco quando vide Al Pacino lì, no? Con la tavola calda. Una volta un uomo, questo è De Niro, mi disse: non affezionarti a niente, a nessuno da cui tu non possa sganciarti in 30 secondi netti, se senti puzza di bruciata. E quella donna, la moglie di Moretti, di aprile, si bruciò molto, o si bagnò. Al bacino sempre più bello. Il nano Moretti è sempre più basso. L'invidia può partorire mostruosità. Io subì molte aberrazioni, molte distorsioni da parte di persone che godettero. Si chiama joie maligne, c'è la joie de vivre, e la gioia dei maligni, maligni, i figli del maligno, no? Che godono quando gli altri soffrono. Che goduria, che uomini, veramente belli. Sempre più bassi. Ah, Dio. In questi anni incontrai molte persone, molte, quasi tutte da me scartate. Comprate i miei libri e scartateli. Sono libri che vanno scartati? In che senso? Com'è che non riesco mai a aprire? So io cosa non riesco a aprire. Questo fu un incontro. Facevo chiamare, si riesce a leggere, ai No Corrida, dove incontrai gente d'ogni risma in quel di Roma. Sì, questo è un libro che ho scritto io. Non vale niente. No, vale 11 euro. Accattatelo. A proposito, avete letto questo? Dopo andrò a fare delle riflessioni. Dopo queste riflessioni. Qui che cazzo c'è? Extra grade, lo so, i gradi, i centigradi, no? Ecco, salgono, fa molto caldo. Mi gioco la moglie a Las Vegas, uscito praticamente nello stesso anno di Proposta Indecente, no? Con Woody Harrelson, Demi Moore e Robert Redford. A voi piace di più Robert Redford o Robert? Ora, qui c'è anche il grande James Caan, Sonny del Padrino, no? E Sarah Jessica Parker, divenuta famosa in Sex and the City. Mi ricordo che in quel periodo mi masturbai qualche volta su Kim Cattrall, presente anche in Papà Scatenato, no? About My Father, questa è la traduzione per richiamare cosa, Scatenato e Nonno Scatenato, traduzione fallace, no, sbagliata. Io sono uno scrittore polemico come Oriana Fallaci e anche un amante fallico. Non sono fallito. Non ho mai fallito con le donne. Tutte le volte che ci ho provato, rimasi provato proprio. Ci si è profugato. Non sapete molte cose della mia vita. Jessica e poi 50 Minutes, no? Di John Hertz. A Las Vegas con la fidanzata Betty, Jack non sa resistere al richiamo della foresta.
Grande libro di Jack London, no, del Tavolo Verde, e sperpera tutti i suoi risparmi. Storia di Nicolas Cage, d'altronde, no? Poi sarebbe tornata a Las Vegas, via da Las Vegas. Vi ricordate Jerry Calà di Vacanze in America quando scommette, poi Casino, De Niro? No, questa non è Las Vegas, è Las Figas. E comunque Elizabeth Shue, che figas, no, al plurale. Sì, è una figa talmente grande che... Talmente grande che diventa non una donna normale, quindi una donna che va al di là della normalità, quindi è una donna, diciamo, questa Shu che racchiude in sé tre donne in una, quindi che figas, no? Living Las Vegas, vinse l'Oscar Nick Cage. Casino in quell'anno non fu candidato, fu candidato a Charleston. In questi anni che ho fatto? Ah, ho fatto quel che si deve fare. Ah, comunque, io non leggo naturalmente per gli audiolibri, sono tanti libri da me scritti. Leggo anche i libri degli altri e sono un uomo magnanimo. Questo libro, Cuore angelico, tenere tenebre sanguigne, è una rielaborazione di Angel Heart. Comunque vi consiglio, a proposito, Casino Joe Pesci, è stato anche Joe Pesci, è stato con Angie Everhart. Confondere con Eric Everhart, tornatore, sarà presente, come se fanno quattro. Qui c'era ancora una scrittura molto falotica. Capitolo 5. Chirurgie candide. Assorto nelle membra divoratrici di un vampirismo in me permeato di una bruna letizia arrochita. Che cazzo significa? Come dissanguato in una già potente dissolutezza vago, infilato tra virgolette nel tetro respir mordace di una luna ancor ridente, spellante. Qua c'è il sole però, ecco. Scarnificante, no? Sole caliente, scarnificato in un corpo che mi sfugge mentre lo tocco. Cosa tocco? Nei polmoni d'una sigaretta dolce tra falò moribondi di questa città magica. Ho sempre temuto che il tempo, friabile e croccante, scoccasse in amori incendianti tenuti a freno da freddi che stimo e servo. Il freddo si può stimare. Voi mi stimate? Le mie freddure, in grembo forse nei lembi di cuscini armoniosi, ma è impresentabile questo libro. Questi sono libri più normali. Vedete? Nicolas Cage, l'attore vampiro, Il cadavere di Dracula. Sto scrivendo un altro libro su Bob. Diciamo che i libri del commissario Falò hanno trovato quella compiutezza, quella giustezza espressiva per essere fruibili dalle persone. D'ogni tipo, miei topi, anche gente non provvista degli strumenti culturali per poter interpretare il farò, che in sé tutta questa luce, in luce, lui è il duce, no? Totò, qui mi sto perdendo, stronzato, dica duca, duca dica, no? In sé racchiude quella frase espressa da Stanley Kubrick in merito al significato senza significante di 2001, Odissea, nello spazio. Per voi, presto, cari boomer, ci sarà 2024, Odissea, nello spazio. Avete visto quel film di Jerry Calano? Nel Baccalà qua, qua, qua? Kubrick, una delle poche volte in cui concesse un'intervista, disse: ognuno è libero di speculare a suo gusto sul significato filosofico, e aggiungo io, falotico, allegorico di quest'opera. Io ho cercato di rappresentare un'esperienza visiva che aggirasse la comprensione, anche emotiva forse aggiungo.
per penetrare con il suo contenuto emotivo direttamente nell'inconscio. Quindi uomini poco consci della vostra vita, uomini sprovvisti di cultura, di bei culi come quelli mostratevi e di contezza, uomini che vivete di false contentezze, io sono un uomo che non si accontenta. Ho scritto un libro, ho scritto un libro sul conte Dracula, a me non tornano i conti perché andando a controllare le report delle vendite ho scoperto che voi non acquistaste i miei libri. Sì, è così. Quindi, uomini, in questa giornata calorosa c'è un falò sfizioso che deve dimagrire, vede, quello è un quadro di Modigliani, quello chi è? Sono io sono rimasto con quello, è Gesù, così. Voi siete diventati persone volgari, imputanitevi pure, e imputanite, quindi uomini vi mostro un Picasso originale. Accattare, commissario. Questo è un Botero. Questo ve lo posso vendere a 10 euro. Questo è un Picasso originale. Uomini, ci vuole la pace, quindi basta con le guerre, anche contro il falofico. Uomini, alle prossime elezioni, dinanzi Peter Graham, no, alle prossime elezioni votate il falò. Un uomo che dice la verità, che sputtana i calunniatori, gli impostori. Il falò non è un malfattore, non è un attore, forse è un grande scrittore, un ottimo recensore, ed è un pollo amatore, è un grande amatore, è un uomo che conosce il falò suo, il falò, francesità però, se avessi detto il cazzo il falò suo, poi avrei dovuto dire, perdonate il francesismo, modi, ma ci vuole la I accentata, modi, poi abbiamo avuto anche Totò Le Moko, lei che è monco, francese e monaco, lei che è una finta monaca, lei come la monaca di Monza, quindi uomini, il falò ne sa uno più del diavolo, cari cornuti come Lucifero, a proposito di Angelart, vi saluto. Come diceva Jerry Klein Bomber, che dito! Farò scrivere delle opere per cui, sì, dopo averle concluse, opere a James Barry, ecco, Franny Neverland, per cui, arrivati alla fine, voi urlerete, libidine, doppia libidine, libidine con i fiocchi, il fiocchettino, papillon, di Joker. You understand? Qui c'è un po' di pancino però, altro che al pancino. Vi mando un bacino. Alla prossima. Il commissario. Che uomo.